successo sugli appalti ASL di Pescara per le residenze psichiatriche extra ospedaliere e le fasi finali. Nel pomeriggio le arringhe dei legali dell'ex manager ASL Vincenzo Ciamponi, il 20 giugno la sentenza. I fatti. Dalla cooperativa La Rondine, secondo l'accusa, fiumi di denaro in cambio di favori all'allora dirigente medico Sabatino Trotta, che la sera stessa del suo arresto si è tolto la vita in carcere a Basto. Mentre i vertici della cooperativa, il presidente Domenico Mattucci e la coordinatrice Luigi Dolce hanno patteggiato 2 anni di reclusione pena sospesa. In piedi è rimasta la sola posizione dell'ex manager ASL Vincenzo Ciamponi per una presunta tangente di 8.000 euro parzialmente utilizzata per l'acquisto di un'autovettura per il figlio. Sull'ipotesi di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, i PM Anna Benigni e Luca Sciarretta hanno chiesto la scorsa udienza la condanna a 3 anni. Nell'udienza odierna hanno preso la parola i due legali Massimo Galasso e Gianfranco Iadecola, i quali hanno puntato molto sulla mancanza dei riscontri oggettivi sulla dazione effettiva della tangente. Avvocato Galasso, mancanza totale di riscontri, soprattutto in relazione al fatto che la gara sostanzialmente era già stata assegnata, quindi non c'era motivo di corrompere il dottor Ciamponi. Non solo non c'era motivo, anche se la contestazione è una corruzione per un atto proprio, quindi un atto dell'ufficio, il motivo non c'era certamente, ma soprattutto non c'è alcuna prova che ciò sia stato. Quindi la questione della macchina, dell'autovettura è una questione molto suggestiva, ma che non ha trovato nessun riscontro, anzi forse il dibattimento ha provato il contrario, perché quindi Ciamponi l'autovettura l'ha pagata con i suoi soldi, mezzo assegno bancario, quindi quella non è una prova d'accusa, ma addirittura è la prova provata della innocenza del mio assistito. Se il compendio, diciamo, della corruzione dovevano essere i soldi per costituire la provvista per l'acquisto di quell'autovettura, l'istruttore dibattimentale ha provato che così non era. L'avvocato Iadecola si è poi concentrato sulla questione giuridica legata alle dichiarazioni del relato, sulle quali la Cassazione ha specificato che fattore fondamentale è l'attendibilità della fonte e in questo caso, secondo Iadecola, l'attendibilità verrebbe a mancare. La fonte di coloro che hanno parlato nel processo e raccontato i fatti, cioè i signori Mattucci e Dolce, non fosse attendibile, sicché essi non potevano che riferire circostanze prive di fondamento storico, oltre che di tipo logico. In qualche modo, riferendosi alla fonte, cioè ovvero al dottor Trotta, qui si fa riferimento alla mendacità di molte delle sue dichiarazioni. Sì, abbiamo sostenuto che sulla base di quanto d'altra parte dichiarato da parte degli stessi Mattucci e Dolce, si potesse evincere una personalità del dottor Trotta che era incline a a resoconti o a resocontazioni non rispondenti alla verità, ecco, che quindi in realtà in questa prospettiva anche a carico del dottor Ciamponi egli avesse prospettato ai suoi due interlocutori circostanze non rispondenti al vero.